Ciao ragazzi, bentornati su Game Busters, siamo i vostri migliori amici. E stiamo Ma che sta giocando a voce raffreddata, Fabri? Vampires. Io purtroppo ho una brutta malattia, Vabbè, è un rara, una malattia raffreddore. rara, denominata raffreddore. E niente, però nonostante tutto sono qui con voi a giocare a Vampires. Indefesso, Vabbè, indefesso. sta malattia tra l'altro mi ha fatto dimenticare tutti i comandi, quindi sono in Ma netta non è difficoltà. che è la febbra di Maccio Capatonda? Potrebbe essere una variante della febbra. Comunque, siamo appena Comunque fuori. avere Vabbè, il raffreddore a maggio non è normale. siamo appena fuori da. Invece, non è vero. Se posso aprire una piccola parentesi Vai, sulle apri la malattie, parente. questi periodi in cui si passa dal freddo al caldo, poi freddo, poi caldo, sono i periodi peggiori. È vero. Perché ti togli La la cosa più maglietta di lana, la maglia pesante. della No, la maglia di lana non me salute. la tolgo mai. Sono ad agosto. Però, insomma, vabbè, Vabbè. bene. Dopo questo Intanto è breve. passato un minuto così. Vabbè, e quindi ragazzi ci siamo dimenticati i comandi, quindi adesso mi butto giù. Ecco qua, a Allora, al momento posto. noi attualmente dobbiamo andare ad esaminare delle barche. Siamo alla ricerca di questo vampiro, di questo mostro che ci ha creati Però praticamente. mi ricordo che. Allora, qui praticamente queste tracce ci hanno condotto all'interno del locale, giusto? Sì. Dove abbiamo fatto un poco di, diciamo, di Detectivaggio. conoscenza di questa gentaglia che abita questo quartiere. Adesso dobbiamo dirigerci qui. Bene, non me lo segnala sulla mappa, però Sì, te lo dobbiamo segnalo. andare Lì c'è la qui. Y. Cancella indicatore, posizione indicatore. No, Ma ce io. l'hai già. Ah, già c'è. Tu Ma dici? Vabbè, esce dalla mappa. sta a posto. Quindi ah, eccolo là, Guarda sta là. Eccolo la là, dobbiamo andare là. bussola c'è. Andiamo ad esaminare queste barche. Ragazzi, scusate, è nuovo dei videogiochi, Qua non ho mai visto una l'abbiamo già visto bussola. questo, eh sì. Sì. Va bene. È nuovo dei videogiochi. È Eccole parlando mai visto una barche. bussola. Vediamo qua che c'è. Nulla. Vabbè, c'è un bel suono di violoncello. Qua non c'è niente. Sentiamo un po' che sensi. I sensi da vampiro. Eccolo là, quella macchia rossa. Quel Andiamo a vedere. bel mestruo. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Ah, però questo prima di morire ha lasciato una bella letterina. Allora, che vogliamo fare? Esamina abbigliamento, Tutto. raccogli la nota, esamina la barca. Io vorrei fare questo, però. Di vuoto non Esaminiamo so. prima l'abbigliamento, facciamo Vabbè, tutta una cosa. abbigliamento. Io volevo fare questo, vabbè, facciamo This man l'abbigliamento. is armed. He tried to defend himself. Di cosa era armato? Di un bracciale? What's Esamina this? Ferri. What's this? Vediamo, Ordini di dettagli. Eccola, Primwen. dettagli. Allora, omicidi multipli al porto. Crediamo sia un'opera di una sanguisuga. Trovate quella bestia, esaminate e eliminatela al più presto. Attenzione, secondo le ultime notizie si tratta di un vampiro molto violento. Prestate la massima attenzione. So che siamo a corto di uomini in questa zona della città, ma non è un lavoro per reclute. Se non sbaglio, ci sono omicidi ogni sera. Come sempre, ispezionate prima i luoghi abbandonati, come vecchie case, scantinati, fogne e depositi. Eliminate quella sanguisuga, fratelli. Qui c'è una croce con un'AP sopra, una È P di. la croce di Credo Piperno. sia l'AP di pene, però. Di Priwen, ordini di Priwen. Comunque, di Priwen, mettente un certo McCullum. Vabbè, Al pattuglia del cugino di porto. Gollum, questo. Vabbè, These bene men, così. they're a company of professional vampire hunters. Evidentemente sì. Vabbè, Vediamo le esaminiamo ferite. l'abbigliamento, però dice ancora ci. Come No, si dice? è Grigio, piombrato, quindi. vedi? Sei nuovo dei Però questo videogiochi. qua me l'ha tolto. Ah, la nota Perché hai perché non pigliato c'è la più. nota? Vabbè, una cosa è sta gamba, però. È nuovo dei Barca o ferite? Barca! ferite, Barca! ferite. And empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Vabbè, Vai vai avanti. avanti. Andiamo avanti. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach Ov'era? that part. Canal. Quella chiatta. Come raggiungiamo la chiatta? Con il Basta saltino. premere la. Arova. Basta Ah, premere devi là, c'è il qua, quella cosa. salto da vampiro. Aiuto, sto fenomenale, dice la verità. Vabbè, ora immagino dobbiamo seguire queste macchie di Questo ciclo sangue. Vediamo qua mestruale. se c'è qualcosa di buono, ma. Niente. Però mi fa attaccare adesso, vabbè, ok.
Ah, è un quartiere stabile. Vabbè. Segui la scia. Seguiamo la scia. Eccola. Vado diretto o mi faccio un'esplorazione anche? Vedi, vedi. Vento di alluminio e polvere di alluminio. E soldini. Soldini. Qua è chiuso. Ok. Ma non abbiamo... Cacciatore, Attacco di opportunità. A, fuori combattimento silenziosamente dietro a un nemico. Quindi lo puoi... Ma mi devo acquattare in qualche modo. Non lo so. Avvicinati però, Sono abbastanza silenzioso secondo te? Sì. Parzialmente. Ah, lo puoi stordire, benissimo. Te lo puoi pure mangiare. Ah, non è quindi... Ah, ok, se lo stordivi secondo me rimaneva a terra. Ma io ho premuto così... stordisci. Così te lo sei mangiato e sei risvegliato. Puntalo, puntalo. Ho sbagliato. Con R3 vai. Con B si scappa. Vabbè. Sto giocando bene però, Moltissimo, sì. Veramente mi colpisci. Oh. E non lo vuoi attaccare, no, volete guardare. Che ho fatto con L1? Forse ti sei curato. Ah, ecco. Invece con questo che cosa faccio? L'ho buttato a terra. E l'ho ucciso? Ah, l'ho ucciso direttamente, vabbè. Facile, È stato un combattimento straordinario comunque. Vabbè, molto bene. Abbiamo dato un assaggio ai nostri amici di quanto sono bravo a... Sì. Veramente da bello. A lungo raggio. Che ho trovato? Allora, equipaggio e premi Y per usare le armi a lungo raggio. Infliggere danno standard e anche un danno da stordimento. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. Questo è un po' i sensi di Malfiro. Devi seguire le scie sempre. Qua non ti piace? Ma di là stanno dei nemici, Vabbè, magari li puoi colpire dall'alto qua, capito? Attacca briga. Sono là, vedi. Vabbè, non so se ci vogliamo fare un giro qua sopra al volo. Vai, vai. Ci troviamo. Ah, qua c'è un altro nemico, qua, a destra. Ma se te mi vede. Non si può abbassare tipo per fare una cosa furtiva. Bene. Bene. Ah, lancia le frecce infuocate e ti abbassa drasticamente la barra vitale. Vabbè. Comunque sto facendo dei combattimenti a dir poco squallidi. Sì. Si sta abbassando l'energia comunque, se non sbaglio. È perché ti ha colpito col fuoco, perciò. A posto. Ma il prossimo ce lo azzanniamo. Ma dove c'è quel blocco rosso sulla striscia verde? Non puoi prendere più energia. E me l'ha abbassata lui? Sì, te l'ha abbassata perché ti ha colpito con il fuoco. Erano frecce incendiarie. Ah, muy mal. Qua è chiuso, mi sembra. Sì, scendiamo, su. Vabbè. Scheda nemico. Premi L3 per individuare i nemici nei paraggi e per mostrare le loro schede. Ok. Ah, sono le resistenze, quei simboli. Ah, un po' come in L'ombra della guerra. Quindi è molto resistente al penso alle armi da fuoco e è mediamente resistente alle armi da mischia e non resiste né al sangue né alla testa con l'ombra, che mi sembra un'ottima cosa, no? Sì. Usiamo la testa con l'ombra. Queste sono le abilità. Va bene. Bene. Quindi c'è una sorta di combattimento tattico. Ok. Ah, ok, quindi così se li ma vedo. Ma va bene, lo riesci a puntare? Sì. No. Bene. Ah, ti vuoi far colpire così senza. Questo però è resistente, raga, io non mi ricordo un cazzo. Sei a 3.000 B di curi, Fabri. Consumi il tuo sangue praticamente. Però Fabri, questo c'è un'arma da... Raga, ma io non mi ricordo mai queste cazzo di abilità che avevamo, come si usano? Penso che non le puoi utilizzare più perché non hai più sangue. Non hai niente. Premia? Magnadillo. Oh,
Ah, si scansano pure. Bene. Però puoi continuare a curarti mangiando il tuo sangue, praticamente, che è quella barra rossa. Ok? Ho ucciso. Ma perché non si cura? Si è curato. Ok, vabbè, ragione abbiamo. Ragazzi, non è stato un buon combattimento. Ma non avevamo un attacco di con una manina. Con RB forse, cioè soldini. No, Fabri, sono sono Y e mi pare. No, perché c'avevamo un'abilità. C'avevamo un'abilità, è tipo una lancia. Altri due stanno là. Beh, qua che cosa c'è? Qualcosa di buono? Non c'è nulla? Vabbè, mi sa che dobbiamo continuare di qua. Non c'è. Se tieni premuto B corre, scatta. Ah sì? O lo scatto, sì. Stai in mistero. Sta venendo? No. Quello lo puoi colpire con la spada, praticamente. Ma non hai una pistola, mi pare di sì. Questo mi ha visto, cioè mi ha sentito. Fabri, se premi destra o sinistra, cambia armi. Tre loro. Capì? Se premi destra o sinistra, cambia arma. Questo modo poi gliene danno il pistolo. Capì che ho detto? Vabbè, sono stato bravo. Ah, ce n'è un altro anche là che ti aspetta. Ma li vorrei azzannare a questi, come si faceva? Li devi prima stordire col paletto. Ah sì? Con la Y, Fabri. Dimmi un attimo un go. Devo là sopra. Ah, qua sai dove stavamo prima? Sì. Secondo me se salivamo di qua potevamo fare una cosa un po' più stealth. Allora. Speak English, do ya? Attaccalo allora con l'attacco la Y, vedi se esiste. Prova a bere un po' di sangue però, perché abbiamo bisogno. Si è parato, si para pure. Intanto. Okay. Benissimo. Vabbè, quindi praticamente la cosa. Con la Y li stordisce, okay. Li fai cadere a terra e poi te li finisci di. Te li bevi praticamente. Sì, così aumenta il sangue. Sarebbe quella. Ah, vedi? Lupara. La barra rossa. Non c'è un salto, è qua così. No, penso che si lancia e basta. Topi e nascondigli. Spessi topi si trovano vicino ai nascondigli. Usa i sensi. Ah, quindi può essere che c'è un nascondiglio. Sono là dei topi, vedi? Maru. Qua, non li vedi queste macchioline che si muovono? Ah, Ma i nascondigli che sono? I posti dove ci possiamo rigenerare? Sì. Che schifo comunque. Volevo mangiare un altro? Sì. Non c'ha voglia. Ok. Va bene, siamo carichi. Vedi se sta di spalle. Sì. Questo e ti dice, fa. Astordisci. Quello lo puoi lasciarlo azzanare. Così. In pratica questa cosa gli toglie un po' di energia però. Ti toglie sangue praticamente. Vabbè, ok, non ci serviva altro sangue fondamentalmente. Ok. Però c'erano delle. C'erano delle possibilità. Ti sei ricaricato l'energia che non, di cui non hai bisogno. Con L1, con L1 mi sarei fatto, giusto? Sì. Vabbè. Però hai perso un po' di potere di sangue. Non è che dovevi esplorarla con la macchia di sangue, vabbè. Ah, sali un po' qua sopra, vedi?
Qua sta un altro nascondiglio, vedi? Entra, ci va. Prima si devo capire questa cosa. Non nascondiglio delle armi. Vedi se puoi equipaggiare una pistola. Vedi se puoi migliorare le altre armi. Quella. Questa qua, vedi un po'. Migliora. Sì. Puoi migliorare la tua arma per raggiungere un nuovo livello con gli ingredienti necessari. Intrigerà più danni e otterrai l'accesso ai vani personalizzazione. Ok. Ci conviene. Miglioriamo. Questa la potremmo migliorare. Sì, vedi un po' se puoi migliorare 45 anche a 58. Vabbè, la miglioriamo. Vedi un attimo se puoi migliorare anche l'altra, che magari. Qui il paletto. Sì. Sì. No. No, questo no. Cioè sì, però no. Manca il piombo e manca. Vabbè, miglioriamola, va. Ok. Oh, che ci sta sta cosa. Mi fa più danno, vedi? Abbiamo sbloccato anche. Polvere di alluminio, aumenta danno inflitto il 10%. Polvere di alluminio, frammento di alluminio. Ce li abbiamo però. Sì. Vedi l'altro miglioramento ancora. Diminuisce il consumo di energia del 10%. Questo pure non è male, però. Sì. Però o li utilizziamo per uno o per l'altro questi 5 di alluminio. Questo ti dà velocità in attacco praticamente, danni aumentati. E io farei questo. Danni? Vai. Già l'abbiamo aumentati per i danni, potremmo fare altro. Ti aggiunge di un 10% in più praticamente. In realtà le due cose sono molto molto simili. Perché tu con più danni fai meno colpi. Esatto. No? Sì. Cioè col 10% in più del danno hai bisogno del 10% in meno dei colpi. Forse conviene fare il danno effettivamente come prima cosa. Ok, va bene, dai. A posto, manca quello, lo faremo appena rimuovi la polvere di alluminio. Vabbè, esci da qua. Ma come cazzo si equipaggia la pistola, oh? Quindi devi aprire quella porta. Bravo, bravo, agnatilla. Perché tutto questo sangue non è cresciuto. No, l'hai utilizzato per fare quella sorta di. No, dormendo, non è. No, no. Devi. C'era una poi, c'era un cancello di là, E me l'ha chiuso. Ma si riformano i nemici dormendo, entrando nel rifugio. Vabbè. Questo non me l'aspettavo. Però ci darà più esperienza. Te le ricombatti? Sì, faccio un altro po' di esperienza. Bene. Attento al fuoco. Il sangue attualmente non ti serve però. Lo so. Non mi ricordo come si passa da un nemico all'altro. Vabbè, prova a premere RB ogni tanto, cioè R1 quando devi affrontare un nemico, che è una buona un'abilità, ma buona. Però ti fa trovare meno scellini ovviamente quando li. Quando li. Li ricombatti. Porto Nord. Poi è ancora chiusa. Ne avete di qua. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Barra di piombo, questo mi pare serviva per fare delle modifiche. Secondo me ancora non abbiamo sbloccato. Ma come ce l'abbiamo la pistola, è folle. Falce usata. Equipaggia un'arma a due mani e premi Y per usare le tue abilità speciali. La falce ad esempio può essere usata per effettuare parate che, se eseguite con il giusto tempismo, infliggono gravi danni da stordimento. Mi piace questo tipo di combattimento tattico. Come la equipaggiamo? Da qua si cambiano, no? Principale, da qua le puoi cambiare probabilmente. Vedi. Principale, secondaria. Fabrizio che è un cazzone. Quindi la puoi mettere. Giusto. La falce utilizza. Sì, fa molto più danno, però penso che è molto più lenta. Anche. Se metti un'arma. Che diceva? Se metti un'arma a due mani, l'arma secondaria, giustamente se usi quella e ti sia. E sia arma principale che secondaria. Esatto, che usa tutte e due le mani. E invece la pistola dove la puoi mettere? Come arma secondaria? Vedi un poco. Robby, vedi un po'. Sto prendendo i vari slot. Là sono le abilità. Sieri. Sì, qua vedi? La puoi mettere. Mettiamo la lupara?
Quindi usi la pistola, quindi premendo non la Y usa la pistola? Prova a mirare. Premi Y. Ok. Ma non mira di un cazzo. Vabbè, quindi diciamo fa un colpo secco, quindi quando il nemico è vicino. Magari lo devi tenere selezionato il nemico. Probabilmente. Semplicemente così, non c'è una mira. Lo devi agganciare. Quindi non c'è un sistema di mira. This place reeks of bloodshed. Affronta William Bishop, quindi qua c'è da combattere. Mi fa manco attivare i poteri di vampiro. Mi fa correre, vabbè. This creature is bedeviled. I must put it down. Ecco. È il primo boss praticamente. Questo non lo puoi stordire, no, giusto? A meno che non premi sotto e cambi l'arma secondaria. Ti fa molto danno, sappilo. Cioè anche la caso di equipaggio. Senti, premi RB, va. Ma ti consuma cose che potresti utilizzare per curarti, Prendilo col giusto tempismo. Senti, ma premendo sotto togli la pistola e metti il paletto, sì. Lo puoi stordire un po', se sopravvivi a questo morso. Curati con il sangue. Vabbè, Robby, Penso che qua ti serve la pistola. Si è incatastato nel muro e... Vabbè, gli ho tolto un terzo di energia. Sento. Sento che questo fa male. Non mi curerei. Sai, ce l'hai abbastanza. È stato inutile questa cosa. Ti devi curare, proprio. Sento. Oh, cazzo. Vabbè, ti sta facendo questo combattimento, si mi ha colpito una volta assai. Vabbè, dopo che hai visto come funzionava, è grande, è facile. Andavo a giocare con Frenzy con me, amico mio. Ok, dai, ormai è nelle tue grinfie. Benissimo. Bene. Randello usato. Allora, arma da mischia. Un bastone di legno rinforzato con un bordo di metallo per frantumare il cranio e le ossa. Però è meglio il nostro... Vuoi pure migliorare? Il nostro macete è meglio. Fa più danno, no? Ramiere di piombo. Ramiere. Macete fa più danno, però. Ma facciamo così. Mettiamo. Dice che devo esaminare la vittima? Sì. Beh, prenditi un po' di cose. Ma non c'è prenditi nulla. Un po' di cose. Ma che mi devo prendere? Stanno degli scellini. Ragazzi, però potete anche non parlare tutti insieme. Ma che sei talmente un pesce che ti dobbiamo dire tutto. Oh no, Gugli, che ne pensi tu? Sì, assolutamente. Vabbè, intanto ho fatto... Ah, è lui che parla. Se lo stava mangiando. William was an honorable man. I could have saved him. Ah, questo è un prete. Are you in there? Ah, questo è l'amico. Soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Ma chi è costui? Era di nuovo lui. Era comparso da Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by it? Questa era quella che stava nella stanza. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Credo di averlo già fatto, ha detto, ok. Vabbè, ci ha già aiutato, che ci ha salvato da questo che ci sta attaccando alle spalle. Da questo skull. George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat.
and we can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding. Ma William è sto tipo che mi abbiamo messo sulla barca? No, no, penso che l'abbiamo ucciso. Ah, ecco, ora dobbiamo esaminare William. Ok, c'è un campione di sangue dal corpo di William Bishop. This poor creature can't be my maker. Ok, quindi ha preso il campione di sangue. Subspecies of vampire. I must find a place to analyze the blood. E deve trovare un posto per analizzare il sangue. Credo presumibilmente la base. Sali sulla barca. Vabbè. Ok. Ok, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare. Sì, allora, questo è il, sì, è il terzo appuntamento, no, di Vampire. Direi che sì, che anche io che ci possiamo salutare in serenità. Beh, quindi questo tizio ce lo possiamo anche mangiare, giusto per la cronaca. No, ma ah, significa puoi parlare, non mangiare. No, da qua me lo puntava, però, guarda. Vedi? Te lo punta, ma mica te lo fa mangiare. Ah, no? Tu dici? Ti fa vedere la scheda di questo momento ancora. Vabbè, salutiamo e poi siamo sulla barca, dai. Ciao a tutti, ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. La CD è brava. Thank you.